Giovanni, allora sei arrivato dalla terra australiana, nel frattempo il tuo nuovo team, la Bahrain Merida, ha già vinto, è già andata al successo con Naval d'Oscas, ma sulle strade dell'Argentina, ma raccontaci un pochino queste sensazioni di inizio stagione. Sì, io sono contento del mio debutto stagionale in Australia. Sicuramente lì il livello era altissimo, c'era gente davvero preparata. E il mio intento è quello di essere pronto un po' più in là col tempo. Andare troppo forte in Australia sarebbe stato un po' strano, più che bello, insomma. Sempre bello partire bene, però bisogna pensare agli obiettivi. Gli obiettivi sono più avanti. Comunque, siamo in linea, va tutto bene, la squadra funziona benissimo, siamo davvero tutti contenti, un'organizzazione impressionante e per una squadra che parte da zero non era facile. Questo assolutamente, i grandi obiettivi ovviamente sono concentrati nelle grandi gare a tappe con Vincenzo Nibali, ma sicuramente ci sarà spazio per Visconti e per tutti quegli altri corridori che come te punteranno alle gare in linea. Sì, questo è un po' l'obiettivo della squadra, mi hanno preso per Vincenzo, mi ha voluto proprio lui per aiutarlo nei grandi giri, però è lui stesso a spronarmi a volere che torni un po' il corridore di una volta, a cercare di vincere le mie gare durante l'anno, quindi anch'io avrò i miei spazi. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Ma senti, ma la tua stagione come si svilupperà, diciamo, da febbraio in poi? io adesso correrò il Giro dell'Oman, dopo comincerà un po' la stagione europea con le strade bianche. Un appuntamento poi importante per me sarà l'Arciano sicuramente il giorno dopo, e dopo correrò la Tirreno con Vincenzo e preparerò le Ardenne nel miglior modo possibile correndo il Giro dei Paesi Baschi. Grazie Giovanni, in bocca al lupo. Crepi il lupo.